Buon pomeriggio a tutti, siamo giunti al 25esimo appuntamento della Pianolink Virtual Tournée. Vi auguro un buon ascolto e con l'occasione vi invito al gran concerto finale che si terrà in live streaming domenica prossima, 19 aprile, sulla pagina di Pianolink e contemporaneamente su più di 30 pagine Facebook, coinvolgendo così oltre 350.000 followers. Interverranno anche grandi musicisti e ospiti illustri che hanno voluto inviare a tutti voi un importante messaggio positivo e condiviso. Dunque non mancate domenica 19 alle 17:30. Il concerto di oggi è dedicato a Kibinti Onlus, a cura della flautista Denise Faggiani. Buon ascolto. Ciao a tutti, mi chiamo Denise Faggiani e vi do il benvenuto a casa mia per un nuovo appuntamento della Pianolink Virtual Tournée, una tournée virtuale composta da brevi video musicali pubblicati in cross-posting all'interno della pagina Facebook Pianolink e delle pagine di alcune organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni ed enti che si occupano della cura e della difesa delle categorie più deboli. Faccio parte della Pianolink Filarmonica Orchestra dal 2016 in qualità di primo flauto. E quindi sono circa 4 anni che ho la meravigliosa opportunità di collaborare con loro. Oggi dedichiamo il nostro concerto virtuale alle amiche e agli amici dell'associazione Kibinti, un'associazione senza fini di lucro, nata per aiutare la popolazione della Guinea-Bissau. L'associazione opera principalmente nei settori educativo, formativo e sanitario, con progetti di promozione, accoglienza e sostegno. Tutte le attività sono a costo zero e i fondi raccolti vengono interamente destinati ai progetti. In criolo, la lingua ufficiale della Guinea-Bissau, Kibinti è un invito a fare spazio per accogliere l'altro. Questo è il significato che Kibinti vuole dare al suo operato. Proprio per questo, vi accolgo con piacere a casa mia e eseguirò per voi 3 brani per flauto solo. Il primo brano che eseguirò è una fantasia di Telemann, che fa parte delle 12 fantasie per flauto solo scritte e pubblicate ad Amburgo tra il 1732 e il 1733. Quella che andrò ad eseguire è la fantasia numero 10, in fa diesis minore, che è formata da 3 movimenti, a tempo giusto, presto e moderato. Buon ascolto. Thank you.
brano si intitola Pièce Romantique, scritto da una compositrice parigina, Cécile Chaminade, vissuta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Chaminade studiò con Bizet, il quale la definì il mio piccolo Mozart, e grazie ai suoi insegnamenti riuscì ad entrare al Conservatorio di Parigi. Successivamente debuttò sia in Inghilterra che negli Stati Uniti e ancora oggi è una delle compositrici donna più conosciute. Quindi Pièce Romantique, buon ascolto. Per flauto solo, e sto parlando di Syrinx di Claude Debussy, scritto nel 1913. Il mito di Syrinx noi lo conosciamo tramite le Metamorfosi di Ovidio ed è il mito che racconta la nascita del flauto. Infatti, brevemente, la storia narra di Syrinx, il quale è innamorato di una ninfa siringa, che però non lo ricambia, e tant'è che la ninfa scappa dal dio Pan e si rifugia in uno stagnetto. In questo stagno chiede alle ninfe dell'acqua di trasformarsi in una canna e ciò avvenne. Pan, non trovandola, si capisce quello che è successo, così prende una canna, la divide in pezzi e costruisce un flauto, il cosiddetto flauto di Pan. E da qui inizia a suonare una melodia molto malinconica. Questa melodia, appunto, è quella che andrò ad eseguire. Quindi, Syrinx di Claude Debussy. Thank you.
Grazie a tutti per l'ascolto, spero di avervi rallegrato in questi pochi minuti e auguro a tutti una buona serata.